Ciao, benvenuti. Andiamo a vedere cosa accadrà tra voi, quindi fra un uomo e una donna, fra un lui e una lei, fra Marte e Venere. Lo farò grazie alle mie carte e messaggi di lui e lei, ma anche e soprattutto grazie ai miei tarocchi. Questa lettura si rivolge sia a chi è in coppia, ok? Sia a chi è single. Questo lui o questa lei può essere chiunque. Lo capiremo man mano che le carte ci parleranno. Quindi stiamo aperte a ricevere i messaggi, ad ascoltare quello che loro hanno da dirci e vedrete che capiremo di chi e perché ci stanno parlando. Va bene? Direi di iniziare subito. Andiamo. Vediamo subito quale sarà l'energia generale per lui e lei per i giorni dal 7 al 13 settembre 2020. Cosa accadrà fra lui e lei nei giorni dal 7 al 13 settembre 2020? Vado a tirare una carta per lui e una carta per lei. Andiamo a vedere lui. La torre, quindi quest'uomo sta vivendo qualcosa di traumatico, diciamo così, di forte, un cambiamento molto molto forte e repentino. Ma andiamo per gradi, vediamo lei che energia guiderà la settimana. E lei l'esatto contrario, la temperanza, cioè la tranquillità, la serenità, le cose che scorrono tranquille, che vanno via tranquille, ok? Quindi qui proprio energie completamente diverse. Andiamo a vedere i tarocchi che cosa ci prevedono per lui, cosa prevedono per lei e poi andiamo a vedere l'interazione, cioè fra loro due. Andiamo a vedere lui, che cos'è questa torre? Che cosa sta succedendo nella vita di lui? Ovviamente per la settimana, io mi sto riferendo sempre dal 7 al 13 settembre. Vediamo un po' lui. Qui c'è una delusione per lui, una delusione affettiva. Andiamo a vedere la settimana esattamente dal 7 al 13 settembre. Allora, beh, sicuramente lui tanto bene non se la sta passando, eh? Qui c'è un cambiamento, come abbiamo visto, un cambiamento bello forte, bello drastico, ma anche improvviso, comunque inaspettato. Quindi sicuramente sto tizio, sto cambiamento non se l'aspettava. Ovviamente ancora non sappiamo se ha a che fare con lei, cioè con te, se sei donna che ascolti. Non abbiamo chiesto questo. Qui ancora stiamo vedendo lui. Quindi nella vita di lui ci sono dei cambiamenti. Qui c'è una delusione affettiva molto forte che lo ferisce. Potrebbe già essere accaduto, ovviamente. Qui fanno vedere la, come posso dire, la delusione, il dispiacere emotivo che sta vivendo questo uomo per una perdita affettiva, per un cambiamento inaspettato che riguarda il suo cuore. Potrebbe riguardare la sua casa, la sua famiglia, i suoi affetti. Non è detto riguardi lei, ok? Lui sta messo così. Andiamo a vedere lei. Lei, che cos'è sta temperanza? Perché tanto è scosso lui. Tanto ha dei cambiamenti lui, tanto è tranquilla lei. Quindi non so se è una cosa che può riguardare la lei. Non credo perché è troppo tranquilla lei rispetto a lui. Vediamo. Lei dal 7 al 13 settembre, vediamo cos'è sta temperanza. Come mai sta così tranquilla questa? Vediamo un po'. Dal 7 al 13. Ma qui effettivamente c'è. C'è stato quasi certamente un abbandonare il terreno, un lasciarsi alle spalle qualcosa. Qui proprio un dire non ho più voglia, non mi va più. Ora, qui bisogna vedere, naturalmente ci sarà, essendo una stesa così generica, non avendo fatto una domanda precisa su un tema, qui io non sono sicura, potrebbe essere questo re di denari, quindi lui che si allontana, si sta allontanando da lei o lei che si sta allontanando da questo lui, ok? Vedete un attimino voi la vostra situation, la vostra situazione di partenza qual è? Vediamo con gli oracoli cosa ci aggiungono per lui. Vediamo che cosa sta succedendo settimana
dal 7 al 13 settembre 2020 per lui, ma vedere per lui, poi vediamo anche per lei, poi vediamo cosa accadrà di concreto fra queste due persone. La fiducia, questa situazione richiede che tu abbia fiducia e io non lo vedo lui fiducioso. Qui vedo un uomo scottato, un uomo deluso, un uomo sofferente, ma molto diffidente. Quindi qui le carte mi stanno dicendo: dovresti avere fiducia, abbi fiducia, o comunque c'è una situazione in cui lui non si fida più. Lo vedo diffidente, ma perché ha sofferto, è successo un qualcosa, va bene? Lo vedo diffidente, molto non titubante, molto sulle sue, molto diffidente. E infatti le carte te lo dicono, vedi, stanno parlando di fiducia. Dice qui stanno mettendo a dura prova la sua fiducia. Qualcuno, si sa chi. Andiamo a vedere. Vediamo lei. Vediamo per lei, dal 7 al 13 settembre 2020 per lei. Fidanzamento, andiamo a vedere un'altra carta perché sto fidanzamento. Attrazione, quindi qui fanno vedere una donna attratta da qualcuno. Aspetta, non sappiamo se è lui, attratta da questo re. Magari non sappiamo se è quest'uomo, però attenzione, non ce lo stanno dicendo. Quindi attratta da qualcuno. Fidanzamento, dobbiamo fare un po' la tara, quindi o semplicemente lei è impegnata già con un altro, o ancora quello che vedo da queste carte che può succedere anche la lei che se ne va con un altro, che gli dice bye bye, che lo molla lì come un salame e se ne va verso un'altra persona, perché qui posso vedere anche questo, dato che qui mi esce fuori anche sto cavallo. Potrebbe essere benissimo che lei molli in braghe di tela lui e se ne vada con un altro, capito? Perché qui c'è anche la chiusura di una storia e l'inizio di un'altra. Quindi qui mi pare proprio il caso, ma andiamo per gradi. A questo punto vediamo che cosa queste due persone si dicono o si vorrebbero dire. E lo facciamo grazie alle mie carte. Questo è un mazzo che ho fatto io per me per fare queste letture con voi del lunedì sera. Cosa si direbbero? Poi vediamo effettivamente, riprendiamo i tarocchi, andiamo a chiedere cosa accadrà nel concreto effettivamente durante la settimana fra loro due, va bene? E poi vedremo anche i segni zodiacali, vedremo l'astrologia che cosa ci racconta, cioè quali segni zodiacali ci saranno coinvolti in questa vicenda. Andiamo a vedere, allora vediamo lui cosa direbbe a lei, quindi cosa pensa, perché insomma quello che uno direbbe, le parole che una persona direbbe sono quelle che uno ha in testa, che pensano. Allora, e dai vostri riscontri, dai vostri commenti, vedo che effettivamente sono anche parole che vi dite veramente nella realtà. Quindi c'è anche un riscontro vero, pratico, voglio dire io. Comunque, vediamo lui cosa direbbe a lei. Vediamo quali parole vorrebbe dire lui a lei nella settimana dal 7 al 13 settembre 2020. Tornerò da te. Guarda, tornerò da te. Quindi qui è molto probabile che la chiusura, la delusione, il rimorso, il rimpianto che prova questo uomo, insomma, il casino che è accaduto, che sta accadendo di questo uomo, stia effettivamente succedendo con lei. Tornerò da te, le dice. Vediamo cos'altro vorrebbe dire lui a lei. Ah, qui me ne sono cadute 2000, vediamo, Allora, vediamo. Cos'altro vorrebbe dire lui a lei? Andiamo a vedere. Ti amo. Questo è un mazzo di 100 carte o 101, non mi ricordo, mi sembra 100. Su 100 carte mi è volata il ti amo. Tornerò da te, ti amo. Ok? Cos'altro vorrebbe dire lui a lei?
Lui a lei dal 7 al 13 settembre 2020. Sii chiara con me. Quindi qui c'è qualcosa che anche lui vi chiede, un qualcosa che non capisce. Ed effettivamente dalle carte di lei, qui fanno vedere una persona un po' timida, un po' ombrosa, una persona che non affronta, devo dire, cioè voi, cioè te. Comunque, vediamo a questo punto le parole di lei. Vediamo lei cosa vorrebbe dire a lui. Vediamo i pensieri di lei nei confronti di questo lui. Lei cosa vorrebbe dire a lui? Cosa gli direbbe? Non dipende da me, vedi? Guarda, non dipende da me. Ma andiamo per gradi, poi le spieghiamo. Cos'altro vorrebbe dire lei a lui? Cosa gli direbbe? Cosa vorrebbe dire lei a lui? Sì, vabbè. Sono cambiata, mi manchi, ok? Non dipende da me, sono cambiata, mi manchi. Poi vabbè, mi è volata ancora mezzo mazzo, ma quello è un altro discorso. Allora, quindi qui ci sono due persone, effettivamente qualcosa fra loro è successo, e lo vedo dalle carte di lui, quindi qui è successo qualche cosa, c'è un uomo sofferente. C'è una donna che tende effettivamente a scappare, diciamo a chiudersi in se stessa e ad evitare lo scontro, ok? Magari c'è già stato uno scontro e lei si è allontanata, naturalmente. Però qui le carte mi parlano anche di parole, quindi qui queste due persone, secondo me, si riparleranno, si riparleranno. Voglio andare a chiedere però ai tarocchi un attimino che cos'è questo non dipende da me. Questo non dipende da me, lo voglio capire meglio. Vediamo un pochino che cos'è questo non dipende da me. Perché lei dice a lui non dipende da me. Cosa significa non dipende da me? Qui c'è un'altra persona di mezzo, sicuramente c'è un'altra persona di mezzo che potrebbe mettere i bastoni fra le ruote, sia di qua che di là. Quindi questo fidanzamento che abbiamo visto potrebbe effettivamente essere che questa donna abbia un'altra persona, ma potrebbe anche essere che lei chieda a lui di abbandonare qualcosa o qualcuno. Ok? Quindi qui c'è una persona o una situazione, una cosa che limita un pochino il rapporto fra queste due persone, almeno questo dal punto di vista di lei. Ok? Vediamo un'altra carta. Cosa significa non dipende da me? Perché lei dice a lui non dipende esattamente, non dipende da me. Qui c'è qualcuno che potrebbe avere addirittura famiglia, o lui o lei, eh? Ok, o lui o lei potrebbe avere, ora non si vedono tutte le carte, ma vabbè, o lui o lei potrebbero avere famiglia, potrebbero avere un'altra storia da un'altra parte, come vi stavo dicendo. Dalla parte di lui la posso vedere, la posso vedere forte e chiara, ma non scherza nemmeno lei, magari siete tutte e due, no? Comunque sia, lui chiede chiarezza perché vedo che qui lei potrebbe tendere, diciamo così, ad eludere un po' i discorsi, a non affrontare troppo le cose, va bene? Lui, dal suo canto, oltre a questa delusione, a questo dispiacere che sta vivendo nel cuore, qui lo posso vedere anche abbastanza, come ti posso dire, come se dovesse avere dei rimorsi, dei rimpianti, ok? Per quello che è successo. Fatto sta, infatti, che le dice: tornerò, ti amo, tornerò da te, ti amo. Ok? Andiamo a vedere adesso cosa accadrà veramente nella pratica fra lui e lei durante questa settimana. Allora, vediamo, fra lui e lei, quindi, aspetta, allora, fra lui e lei, quindi, cosa accadrà nei giorni dal 7 al 13 settembre 2020? Cosa accadrà
tra lui e lei durante la settimana dal 7 al 13 settembre. Fra le altre cose, io ho già pubblicato le mie previsioni settimana dal 7 al 13, vi invito ad andarvele a vedere se non l'aveste ancora viste, e poi l'oroscopo dei segni zodiacali per la settimana dal 7 al 13, quindi dall'Ariete, il Toro, fino ad arrivare ai Pesci. Quindi andate sul canale e le troverete, e poi mettete un pochino tutto insieme, naturalmente. Allora, andiamo a vedere cosa accadrà fra lui e lei dal 7 al 13 settembre 2020. Vediamo, lì c'è quel bellissimo 3. Cos'altro succede? Cosa accadrà tra lui e lei durante la settimana 7-13 settembre 2020? Allora, beh, qui sicuramente c'è un miglioramento della situazione. Effettivamente questa carta già ci diceva che lui tornerà, ok? Tornerò da te, quindi magari anche in modo abbastanza improvviso. Ed effettivamente io vedo questa donna, specialmente se siete bionde, sai? Perché qui vi vedo chiare, comunque non importa. Ma qui c'è proprio il riparlarsi, ok? Il fare pace, il comunicare nuovamente, il riavvicinamento. Quindi qui quello che lui diceva, tornerò da te, senz'altro da queste carte potrebbe avvenire. Potrebbe avvenire durante la settimana. Ok, qui c'è questo miglioramento, questo riavvicinamento fra lui e lei. Durante questi giorni dal 7 al 13 settembre. Qui ci vedo proprio la comunicazione, il cambiamento, la telefonata. Qui posso vedere la telefonata, ma naturalmente anche internet, ovviamente, quindi tutto ciò che avviene via etere, quindi internet, il telefono, capito? Quindi non credo di persona, anche se poi ci potrebbe essere un'uscita o comunque un parlare di un'uscita, di rivedersi. Quindi qui durante la settimana ci vedo arrivare la comunicazione, il riavvicinamento, il ritorno di queste due persone. Si potrebbero riappacificare, riparlare, quantomeno comunicare di nuovo dopo un casino accaduto. Quindi lui che le dice tornerò da te, effettivamente lo farà, lo farà. Qui ci vedo proprio la comunicazione che torna fra queste due persone. Ok? Dopo aver litigato, dopo un momento di distacco, chissà che diavolo è successo fra questi due. Ok, quindi a questo punto andiamo a vedere l'esito, cioè il riassunto di cosa accadrà tra voi. Va bene? Allora, cosa accadrà tra lui e lei durante la settimana 7-13 settembre? Gli chiedo proprio il sunto, il riassunto. Ci sarà questo riavvicinamento o cosa? Cioè, cosa ci sarà? Qual è quindi il riassunto, l'esito di tutta la settimana di lui e lei? Il carro. Quindi qui vedi il riavvicinamento dopo un allontanamento, dopo una delusione, dopo un litigio. Andiamo a vedere un'altra carta. Qui ci vedo proprio lui che si avvicina, Quindi qui c'è questo tornerò da te, assolutamente una promessa, assolutamente mantenuta. Quindi fammi sapere, adesso andiamo a vedere anche i segni zodiacali, magari ci aiutano a capire di chi, di cosa stiamo parlando, ma io mi aspetto che tu mi dica naturalmente nei commenti quello che stai vivendo, com'è la situazione, eccetera. Però i segni zodiacali ci aiutano un sacco a inquadrare, insomma, la persona o le persone naturalmente più coinvolte, ok? Andiamo a vedere quali segni zodiacali ci sono coinvolti in tutta questa vicenda per la settimana dal 7 al 13. Quindi può essere un segno zodiacale, può essere un ascendente, ok? Allora, qui abbiamo il leone, l'ariete. Quali segni zodiacali ci saranno coinvolti? Questo no, è un aspetto planetario. Allora, vediamo un altro. Quali segni zodiacali ci saranno coinvolti durante la settimana di lui e lei dal 7 al 13 settembre 2020? Oh, ancora.
Allora, i pesci. Quindi qui abbiamo l'ariete, il leone, i pesci. Quali altri segni zodiacali ci saranno coinvolti? Quindi l'ariete è confermato e riconfermato, quindi l'ariete mi viene confermato 3 volte, quindi qui c'è molto ariete. Il toro, il cancro che è confermato, l'ariete un'altra volta, quindi l'ariete è veramente molto 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 forte come influenza in questa settimana. Effettivamente c'è Marte in Ariete, eh? C'è il transito di Marte in Ariete, quindi Marte è proprio protagonista, l'Ariete è proprio protagonista. Il Cancro, l'abbiamo già detto, viene confermato anch'esso, quindi Ariete e Cancro molto molto forti. La Bilancia. Quali altri segni zodiacali ci saranno coinvolti durante la settimana? Vediamo un pochino. Il Capricorno, di nuovo il Capricorno, quindi viene confermato. I Gemelli, viene riconfermato il Leone. Vediamo l'ultimo segno, con quali segni. Ecco, e ne sono volati due, tre. Il Sagittario l'abbiamo detto? No, ve lo dico adesso. Quindi anche il Sagittario, i Gemelli l'abbiamo detto e la Vergine. Ok? Gemelli, Vergine, Cancro, Bilancia, Toro, Capricorno, Pesci, Sagittario, Ariete, Leone. Quindi qui un sacco di roba, un sacco di segni zodiacali. Adesso lascio la parola a te nei commenti. Fammi sapere, ripeto, questa stesa ve l'ho detto, non è detto che sia per te il tuo fidanzato o la tua fidanzata. Vedi un attimino se hai riconosciuto la situazione di chi le carte ti stanno parlando. Lo posso equiparare questa stesa a quella dei miei messaggi, no? Un messaggio per te, cioè è proprio una stesa libera, lasciamo le carte libere di parlarci, però in un senso relazionale, quindi di te, diciamo, con un'altra persona. Ma non è la prima volta e non sarà neanche l'ultima che ti parlino magari addirittura ad un'altra donna con un uomo, per dire di tuo fratello con la moglie, per esempio, o del tuo amante con la moglie o con la madre. Cioè, capito? È proprio una stesa libera, bella aperta. È qui la sua bellezza. Quindi nei commenti fammi sapere, insomma, mi fa piacere sapere, insomma, qui, no? Che cosa ci stanno parlando queste carte? Sicuramente stanno parlando di un riavvicinamento, di una delusione affettiva, di un dispiacere, di un rimpianto di un qualche tipo, ok? E di un tentativo di un approccio, quantomeno di riavvicinamento. Tornerò da te, ok? Fammi sapere. Un bacione e alla prossima. Ciao, a presto.